questa sera diciamo che parte davvero la campagna elettorale. Come lei diceva, saranno campagne elettorali difficili. Difficili non tanto perché abbiamo alle spalle 5 anni di grandi realizzazioni da parte della giunta regionale. Sinceramente hanno fatto ben poco. Difficile perché, come era ampiamente prevedibile, vedremo in questi 2 mesi operazioni clientelari vergognose nel campo della sanità, nel campo di garanzia giovani. Avremo elemosine distribuite a piene mani a tutti quanti, fondi europei. Stasera si parla di lavoro, di giovani, di disoccupazione giovanile. Lei ha detto in 2 anni questa regione potrebbe davvero cambiare volto, potrebbero crearsi centinaia di migliaia di posti di lavoro. Come? Intanto dobbiamo dare serenità e stabilizzare le aree di precariato. Abbiamo migliaia di lavoratori idraulico-forestali che stanno appesi ormai da anni. Abbiamo i dipendenti delle comunità montane a cui nessuno dice niente. I lavoratori ai consorzi di bacino e dei consorzi di bonifica. Quindi c'è un primo capitolo da affrontare, quello del precariato. Poi c'è il capitolo della creazione del lavoro e questo significa utilizzare i fondi europei, creare grandi infrastrutture, mettere in movimento l'economia della trasformazione urbana, semplificare anche la legge urbanistica e poi creare un'economia turistica. Diceva le politiche ambientali tra le trivellazioni in Alta Irpinia, l'isochimica, l'amianto, le acque inquinate di Solofra, questa è una terra particolarmente insomma, difficile da questo punto di vista, una sfida importante oltre la terra dei fuochi. Bisogna combattere perché non si facciano le trivellazioni. Io sono nettamente contrario e avere una regione forte significa anche avere l'autorevolezza per contrastare anche decisioni del governo che non consideriamo giuste. Per la sanità in Campania, le 1118 posti che andranno insomma, a rinforzare un po' la carenza di organico di questi ultimi anni, secondo lei è uno spot elettorale? È peggio che uno spot elettorale, è una grande palla, ma vogliamo cominciare a stabilizzare i precari che ci sono o no? Poi per utilizzare i 100, i 1000 dobbiamo ancora aspettare la destinazione. Stiamo veramente facendo un'operazione di pura propaganda elettorale. Adesso cominciano in tutte le province poi i borsini delle candidature. Nel Partito Democratico addirittura ci sono proposte che arrivano per esempio da Benevento, si pensa di scegliere i candidati con un provino, con una commissione di ascolto. Secondo lei come andranno scelti i candidati che dovranno affiancarla in questa battaglia? L'ho sentita qui stasera sta cosa dei provini. Dobbiamo fare il grande fratello, dobbiamo fare. Secondo lei il candidato ideale, con lei, il consigliere regionale del PD, che cosa dovrebbe avere? Deve avere un radicamento vero nel territorio, essere ovviamente una persona per bene, ma questo vale per tutti i candidati, e avere anche spirito di servizio. Spirito di servizio. Chi viene alla regione deve venire per lavorare, per dare, non per prendere.